E poi arrivi nell'orto, nonostante tutto quello che fai, e vedi le prime foglie, eccole qui, colpite dalla peronospora. Adesso vi faccio vedere, senza andare nel panico, cosa si può fare quando siamo in questo stadio. Siamo nel primo stadio, la pianta è sana, sanissima, però abbiamo qualche fogliolina che si è ammalata. Adesso vediamo cosa dobbiamo fare, dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, guardate, guardate. Nonostante il trattamento, vedete la fogliolina ancora bianca, quest'anno è micidiale l'attacco di peronospora e ci possiamo fare ben poco, insomma. Possiamo rallentare gli effetti di ciò che sarà, possiamo aumentare i cicli dei trattamenti. Fatto sta che non ne siamo immuni, I miracoli, come vi ho sempre detto, non sono di questa terra, dobbiamo cercarli altrove. Cosa si fa? Allora, io adesso ho toccato la foglia con le dita. Di sicuro non vado a toccare un'altra foglia sana con le stesse dita, perché ho le spore sopra le mie dita qui. La stessa cosa dicasi se si usano le forbici o il taglierino o qualcosa. Io taglio questo ramo che è infetto, vado a sfeminellare un pomodoro, le spore che ho sulla lama me le porto da un'altra parte. Ora, con le lame e con le forbici è più facile, passo un po' di accendino tra una e l'altra e risolvo il problema. Prima di iniziare bisogna disinfettare ciò che abbiamo. Se siamo in mezzo al campo e non abbiamo niente, adesso non guardate che questa lama ha fatto il suo, ha lavorato, non abbiamo alcol, non abbiamo sostanze per pulire, disinfettare, una fiamma, un po' di passaggi e abbiamo risolto il problema. Questo è molto importante perché passare le malattie tra una pianta e l'altra è molto molto semplice. Ora siamo pronti con le dita, ovviamente, a meno che non mi piace il dolore e non è il mio caso, non me le posso bruciare. Quindi cosa faccio? Ora mi dedico soltanto alla pulizia delle piante, delle foglie colpite dalla peronospora. Tolgo tutto il ramo e il ramo non lo butto di sicuro per terra. Ho qui una cassettina, raccolgo tutto ciò che è colpito, poi quello che ho qui dentro lo mettiamo in una zona lontana dall'orto dove non ha possibilità di tornare in circolo. Questo è molto importante. Ora, per la cronaca, ieri c'è stato un acquazzone, il terzo in 8 giorni, e quindi ha voglia io a fare trattamenti. Comunque stasera do la zeolite e vado avanti così. Non bisogna mollare mai, non bisogna mollare di un centimetro. Vediamo un'altra piantina, ecco qua, guardate questa. Prima facciamo una panoramica, vedete? È bella, è sana, ha i fiori, ha i frutti, c'è delle belle foglie, però questa, guardate, comincia ad avere qualche macchietta di troppo, anche quella vicino, eccola qui, vedete queste macchie? Spero che si vedano, perché sono, ecco, queste macchie qua sono chiaro sintomo di peronospora. Vedete come si ingiallisce, la foglia perde colorazione, perde la clorofilla e poi muore, avvizzisce e muore. Anche questa, quindi la tolgo, anche questa. Ecco, vedete, io cerco di non toccare le altre foglie, prendo solo quella che mi serve, non sto a fare altre operazioni. Per esempio questa, vedete, ha un getto ascellare lì. La tentazione di toglierlo è tantissimo, però ormai ho le dita sporche e non tocco altro. Mi giro un attimo, torniamo alla pianta di prima, ho cambiato angolazione, vedete, sono tutte decolorate, stanno soffrendo, quindi io semplicemente questo ramo lo tolgo. E poi rifinisco col taglierino, dove qua non ho spore, non c'ho niente. Ecco qua. E vado avanti così. Il lavoro da fare è tanto, però non bisogna demoralizzarsi. Purtroppo la stagione è quella che è. Facciamo quello che possiamo. Eccole qui, guardate. Siamo soltanto a luglio, dobbiamo ancora andare in produzione e già abbiamo gli attacchi di peronospora. Ma noi non ci arrendiamo e combatteremo fino all'ultima foglia, fino all'ultimo trattamento. Bene, è stato un video velocissimo. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividetelo se vi fa piacere, lasciatemi un commento sotto, ditemi un po' come combattete voi questa maledetta malattia fungina. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.